Io capisco che è difficile farlo con un Presidente del Consiglio che fa fatica a fare i conti con la sua età, che fa fatica a confrontarsi con quella che dovrebbe essere la vita di un uomo di 74 anni. A 74 anni puoi farti tutti i lifting, frequentare tutti i personal trainer, le palestre del mondo, ma sei pur sempre un nonno, e forse c'è anche una bellezza specifica nell'essere nonno e nell'accettare le rughe e i capelli bianchi. Ma quando invece si è prigionieri di un'idea della vita che è un'intera filosofia, che è quella dell'onnipotenza, della prestanza fisica, dell'esuberanza, si diventa davvero schiavi di tutto. Io l'ultima volta che ho visto Berlusconi mi è sembrato un po' matto, perché eravamo a Palazzo Chigi, dovevamo occuparci della vertenza Fiat, c'era Marchionne, lui è stato molto simpatico come sempre, è venuto a salutarmi e mi ha detto: "Oh Nicchi, ma io sembro coetaneo tuo". Io ho preso fiato, ho detto: "Perché?". Ha detto: "Ma perché tu ti crescono tutti quei capelli bianchi". Voi potete immaginare la sequela di battute fulminanti che mi sono venute in mente, ma siccome io ho rispetto degli uomini anziani, non ho detto nulla. L'ho trovato un po' patetico, ma questo non ci aiuta a capire la verità. Sapete qual è la verità? È che siamo tutti diversamente abili. Ognuno di noi ha i propri limiti, ha i propri difetti, ha le proprie fragilità, e se riconoscessimo questo, staremmo tutti in una condizione di umanizzazione maggiore della vita. Capiremmo tutti che bisogna abbattere le barriere sociali, le barriere culturali, le barriere architettoniche, e riconoscerci in quel filo di fraternità che ci rende migliori, che ci può rendere migliori. Invece noi siamo dentro una storia che si chiama berlusconismo. Il berlusconismo è la cultura che ha cambiato il paese, l'Italia, e che oggi in qualche maniera mostra le sue crepe, le sue smagliature. Per tanti anni il berlusconismo è stato una favola bella, anche convincente. Oh, se quello è capace di togliere la monnezza mandando Superman lì, è bravo. Se quello è capace di costruire le case per i terremotati mandando anche lì Superman, è bravo. Certo che queste due favole in questi ultimi giorni sono andate un po' a rotoli, perché a Napoli, a Caserta, oddio, il TG1, il TG2 e tutto il resto della compagnia non sono zelanti come all'epoca del governo Prodi, quando ogni TG lo aprivano facendo vedere le immagini della monnezza da Napoli, però vi assicuro che a Napoli, a Caserta, è esattamente come allora, è tutto avvolto nella monnezza, che non era scomparsa, era stata nascosta in siti militari e ora in qualche maniera torna a tracimare. E sapete che per questo Berlusconi ha fatto l'altro giorno a Napoli un flop totale. Lui immaginava di avere folle oceaniche, non sono riusciti a riempire una sala, e vedete, anche all'Aquila Berlusconi ha raccontato per un anno le meraviglie delle sue missioni bontà. E noi eravamo commossi, no? Quando Bruno Vespa, con le mani che giravano così a un ritmo vertiginoso, ci faceva vedere nel mulinello articolare, ci faceva vedere, no? I cronisti che davano la casa alle giovani coppie che erano state all'addiaccio nella tenda, e tutti ci siamo commossi, perché comunque entravano in un prefabbricato. E poi il commento di Bruno Vespa era come la cavalcata delle Valchirie, era un commento, un crescendo di eccitazione militare. Vedete che Berlusconi ha portato la casa, entra la telecamera nella casa, vedete la mamma come si commuove a vedere la finestra, ci sono le tendine sulla finestra, c'è pure il gabinetto, cioè, ed era un crescendo di eccitazione. Quello che per un anno ci hanno nascosto era che la ricostruzione del post-terremoto non è mai cominciata, e che
in un anno non hanno tolto neanche un grammo di macerie, perché hanno soltanto pensato a fare il business dei prefabbricati, e abbiamo scoperto che quel business è un'offesa al dolore di quella gente. Perché, un po', abbiamo letto l'intercettazione telefonica, benedette intercettazioni telefoniche, per questo Berlusconi non ne può più, perché mettono a origliare, a spiare, quello dice le parolacce e noi le ascoltiamo. E abbiamo ascoltato che la notte del 6 aprile 2009, mentre all'Aquila si piangeva e si scavava fra le macerie, a Roma si rideva. Ridevano del terremoto dell'Abruzzo, ridevano burocrati della pubblica amministrazione, imprenditori e politici, una cricca di gangster con i colletti bianchi che, pensando alla giostrina di affari che avrebbero impiantato sul terremoto, ridevano. E allora è successo che un ragazzino dell'Aquila ha messo un cartello sul proprio corpo con su scritto "Io non ridevo", e quella frase ha cambiato il senso della favola. Abbiamo capito che dietro quella impalcatura c'è una realtà verminosa, e ogni domenica la gente dell'Aquila prende le carriole e le pale e va facendo il lavoro in prima persona di rimozione delle macerie, a dimostrazione di quanto è stata volgare l'affabulazione menzognera di Silvio Berlusconi in quella realtà.